Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Super Quark, la terza del nuovo ciclo, che sarà una puntata ricca di argomenti e di servizi. Vediamo subito il nostro sommario. Il documentario naturalistico breve sarà dedicato questa sera alla fauna del Sud America, un continente che ospita le più grandi giungle del mondo e una serie di animali unici, dal giaguaro all'anaconda, il più grande serpente esistente. Vedremo poi come si fa a fare a pezzi un palazzo nel migliore dei modi, e per questo andremo a Las Vegas, dove gli edifici vengono continuamente demoliti e ricostruiti in una frenetica corsa al rinnovamento. In altri luoghi invece il vecchio, anzi l'antico, viene accuratamente conservato, come nelle abbazie medievali che hanno custodito e salvato buona parte delle opere letterarie dell'antichità. Alcuni di questi volumi oggi sono assicurati per 20 miliardi. Per la scienza in cucina vedremo la lunga lotta dell'uomo per riuscire a conservare gli alimenti e anche come evitare certi rischi per le conserve fatte oggi in casa. Lo sapete come nascono i colori? Beh, in due minuti vedremo come a partire dalle materie prime si arriva ai tubetti per gli artisti. Per il viaggio nel cervello parleremo invece di memoria. La vostra memoria qualche volta fa cilecca? Beh, vedremo come distinguere una normale perdita di efficienza da una malattia vera e propria. Una rivoluzione è in arrivo per il traffico aereo. Saranno i satelliti dall'alto a regolare decolli e atterraggi per far fronte a un affollamento sempre crescente dei cieli. Per la rubrica della sessualità, infine, vedremo quali sono le relazioni tra alcol e sesso. L'euforia aiuta oppure no? Ma cominciamo anche questa sera con un argomento di attualità. In questi giorni l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, l'AIRC, sta compiendo un grande sforzo per raccogliere fondi per combattere il grande killer, il cancro. In fondo questi ricercatori stanno lavorando per noi, per farci vivere meglio e più a lungo. Tra poco ascolteremo cosa da dirci su questa battaglia uno dei leader dell'associazione. Ma per cominciare ci siamo posti una domanda importante che ci riguarda tutti, cioè quali sono oggi i rischi del cancro? In altre parole, quali sono le percentuali di guarigione, le nuove terapie, i progressi fatti? Dopo anni di battaglie, a che punto siamo? Bene, vediamo questa scheda preparata da Giovanni Carrada e Olivella Foresta. Ogni anno in Italia 130.000 persone vengono uccise da un tumore. Ma quella contro il cancro è una guerra difficile. Non si tratta infatti di una sola malattia, ma di centinaia di malattie diverse. Alcune battaglie sono già state vinte, ma i progressi fatti variano da tumore a tumore. Per il tumore della mammella sono stati compiuti progressi importanti sia con la diagnosi precoce che con nuove chemioterapie. Negli ultimi 15 anni il rischio di morte per chi si ammala è diminuito del 15%, un grande risultato perché questo tumore rappresenta da solo più di un terzo di tutti i tumori femminili. I risultati più importanti della diagnosi precoce riguardano i tumori alla cervice uterina che, se scoperti in tempo con il PAP test, sono eliminabili nel 90% dei casi. Buoni progressi ci sono stati anche con la diagnosi precoce del tumore allo stomaco e per quello al colon retto ci sono stati progressi anche nella cura. Grandi progressi sono stati fatti nella cura del morbo di Hodgkin. Le probabilità di sopravvivenza sono oggi del 70%, ma anche nella cura dei tumori infantili, i più sensibili ai farmaci. Un tumore raro, quello al testicolo, è invece oggi guaribile nella quasi totalità dei casi. Pochi passi avanti sono stati fatti invece nella diagnosi e nella cura del tumore al polmone, il più comune negli uomini. Ma ne è stata scoperta la causa principale, il fumo delle sigarette, responsabile del 90% dei casi. Se nessuno avesse mai fumato, la mortalità complessiva per tumori sarebbe del 30% più bassa. Un tumore su tre, in altre parole, non si sarebbe mai verificato. La lotta contro il cancro è fatta di tanti piccoli passi, che se sono misurati tutti insieme fanno un grande passo in avanti. Ce lo dicono i dati elaborati dal Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica dell'Istituto Superiore di Sanità. In Italia il 38% delle persone che si ammalano di cancro sopravvive a 10 anni dalla scoperta della malattia, in altre parole è guarito.
Questa percentuale sale al 42% nelle donne e scende al 27% negli uomini, ma soprattutto a causa della scarsa curabilità del tumore al polmone. 20 anni fa era del 34% nelle donne e del 22% negli uomini. Il numero delle persone che si ammalano e di quelle che muoiono tuttavia continua a crescere, perché ci sono sempre più anziani e sempre meno giovani. Se però con l'aiuto di opportuni metodi statistici togliamo l'effetto dell'invecchiamento della popolazione, scopriamo che il rischio di ammalarsi nelle generazioni più giovani sta diminuendo. Ci si aspetta che il rischio complessivo per gli uomini comincerà a diminuire nell'anno 2000, mentre il rischio per le donne sta diminuendo già dal 1970. A cosa dobbiamo questi miglioramenti? Molto lo dobbiamo alla ricerca scientifica, ma molto anche a cosa mangiamo, alle condizioni in cui lavoriamo, alla qualità dell'ambiente in cui viviamo. Ma cosa sia stato più importante, i numeri non ce lo dicono. Ma di fronte a 225.000 nuovi casi di tumore all'anno, è chiaro quanto grande sia il lavoro che resta ancora da fare. Bene, siamo ora collegati con il professor Giuseppe Della Porta, direttore scientifico dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Buonasera professore. Buonasera. Dunque, mi sembra che oggi in questo periodo si stanno aprendo nuove prospettive per la ricerca. Beh, certo, abbiamo visto in questo filmato i progressi fatti in questi ultimi anni, che sono certamente notevoli. Tra l'altro, ora arrivano all'applicazione clinica anche le scoperte di questi ultimi 15 anni, ma non basta, e siamo veramente a una svolta, e la svolta viene indicata dagli studi sulla genetica del cancro, studi di biologia molecolare. Perché là si entra proprio nella stanza dei bottoni, per così dire. Certo, e che ci permetteranno di inventare una nuova terapia genica, di inventare nuovi vaccini che potranno migliorare la situazione a livello della prevenzione, della diagnosi e della terapia. Voi oggi quanto raccogliete e quanto date ai ricercatori? Beh, guardi, posso dire, nel 1997 si sono dati ai ricercatori quasi 50 miliardi. Che sono parecchi in Italia. Eh sì, sono tanti, distribuiti su tutta l'Italia in 480 progetti e circa 400 borse di studio. Ma voi avete bisogno di più quattrini? Eh sì, abbiamo bisogno molto di più. Ora, in questo momento, l'associazione è costituita da 1.700.000 soci, e se ogni famiglia italiana, se tutti i 20 milioni di famiglie italiane potessero contribuire a questa battaglia, veramente saremmo molto più sicuri di vincerla e rapidamente. Grazie professore. Grazie. E ricordiamo che domenica prossima, proprio su Rai 1, Rai 2 e Rai 3, si svolgerà una grande giornata per la raccolta di fondi per migliorare appunto terapie e cure. Chi dà alla ricerca in fondo è come se donasse a se stesso e ai propri familiari. Cominciamo, come di consueto, con il film naturalistico che questa sera sarà particolarmente emozionante. Un grand tour nella natura selvaggia del Sud America. Sud America, insieme all'Africa, è la terra più ricca di ambienti naturali, alcuni dei quali solo in parte esplorati, come l'immensa Amazzonia, che è la più grande giungla del mondo. Basta pensare alle Galapagos, alla Patagonia, alle Ande, alla stessa Pampa. Questo documentario, girato magistralmente da Greg Granger, una delle grandi firme del film naturalistico, ci permetterà di vedere in azione giaguari e ocelot, grandi anaconda che lottano con i caimani e tutta la straordinaria fauna che si è evoluta in milioni di anni di isolamento, nelle foreste, nei deserti, nei grandi fiumi. Ecco il ritratto del Sud America selvaggio. Thank you.
Il bacino dell'Amazzonia è uno dei più grandi capolavori della natura. La sua spessa coltre di vegetazione protegge un'incredibile varietà di vita in tutte le sue forme. Dalle colonne di formiche mangiafoglie, che trasportano pesi molto superiori a quello del loro stesso corpo, al maschio del manachino, dallo splendido piumaggio che si esibisce in una danza di corteggiamento perfettamente sincronizzata in onore di una femmina. Dalle colonie di minuscoli pipistrelli che volano in formazione nel cuore della foresta, agli agili serpenti degli alberi che si mimetizzano tra le foglie in attesa di una preda. Ma il loro territorio è in pericolo. Animali di ogni specie, come il cervo di foresta, rischiano di estinguersi in alcuni stati del Brasile, come la Rondônia. L'invasione edilizia sta radendo al suolo gli alberi della foresta pluviale a un ritmo tale che la maggior parte di essa verrà spazzata via nell'arco di 10 anni. Si tratta di una tragedia di proporzioni colossali, con conseguenze irreversibili sul mondo animale. Una specie gravemente in pericolo è il re dell'Amazzonia. Il giaguaro una volta viveva sia nelle regioni sud-occidentali degli Stati Uniti che nel Messico settentrionale. Altri giaguari popolavano l'Uruguay e le Pampas argentine, ma ora non più. Dalla metà di questo secolo gli allevatori di bestiame li hanno sterminati. E la stessa sorte si sta compiendo ora nell'America centrale e meridionale. I nostri ricercatori hanno incontrato coloro che danno la caccia a questi animali e uno di essi ha mostrato loro le fotografie dei 125 giaguari che ha ucciso. La legislazione in materia ha fatto ben poco per impedire questo sterminio. Soltanto in 18 riserve e nelle zone più impenetrabili dell'Amazzonia i giaguari sono ancora numerosi. Una delle ragioni di questo massacro è che il giaguaro è un insaziabile predatore. Questo felino, il più grande tra le specie presenti in America, attacca anche gli allevamenti di bestiame. Quando è in cerca di una preda, abitualmente attacca uno dei grandi mammiferi che abitano la foresta pluviale, come il tapiro o il capibara. Se non trova niente di meglio, allora entra in acqua in cerca di cibo. Nessuno è troppo piccolo o troppo grande per lui, come scoprirà presto questo rospo. Addirittura il giaguaro si tuffa sott'acqua alla ricerca di pesci e tartarughe. È un abile nuotatore, una capacità che ha sviluppato attraversando spesso gli affluenti del Rio delle Amazzoni. Sfortunatamente per questa superba creatura, il commercio illegale del suo splendido mantello è ancora florido. E in aggiunta al disboscamento e allo sterminio da parte degli allevatori, sta minacciando seriamente la sua sopravvivenza.
Anche altre specie dell'Amazzonia stanno correndo lo stesso pericolo. Un cacciatore implacabile è il boa costrittore. La sua preda odierna è un topo grigio dei cespugli. Usando i potenti muscoli del suo corpo, si avvicina furtivamente. Poi, con la velocità di un lampo, colpisce. La prima metà del topo viene ingoiata immediatamente. Il resto viene ingurgitato con calma. È un processo molto lungo. Trascorrono più di 20 minuti prima che il topo scompaia completamente per essere digerito il giorno successivo. Un altro abile cacciatore è l'ocelot. Più piccolo del giaguaro e con una pelliccia ancora più bella, dà la caccia a piccoli animali come l'oacin. Mentre questo esemplare consuma il suo pasto, l'intera specie è minacciata da un altro pericoloso predatore, l'uomo. Negli anni 60 la moda delle pellicce di ocelot raggiunse picchi altissimi, con oltre 130.000 pelli importate ogni anno negli Stati Uniti. Da quando gli ocelot sono stati dichiarati in pericolo di estinzione, il governo brasiliano ha introdotto severe leggi per proteggerli. Nonostante ciò, il commercio delle pelli di ocelot continua a prosperare, con 250.000 esemplari esportati nella sola Europa in un periodo di 5 anni. La loro dieta è molto varia, dai roditori alle lepri, dalle lucertole alle rane. Ma si dimostrano anche abili scalatori quando si tratta di cacciare parrocchetti e ara. Parrocchetti e ara. Entrambe queste specie di pappagalli si riuniscono su enormi costoni di argilla durante la stagione arida. Il sistema sociale delle ara è molto complesso. Per esempio, scelgono un solo compagno per tutta la vita. Ma nonostante in queste immagini le ara sembrino numerose, anche la loro specie è in pericolo. La caccia per esportarle come animali domestici ha portato questi pappagalli sull'orlo dell'estinzione. Uno straordinario animale dell'Amazzonia che non corre grave pericolo è il tapiro, il più grande animale conosciuto del Sud America. È imparentato con i rinoceronti e vive sempre vicino l'acqua dove si tuffa appena si sente in pericolo. Questa femmina di tapiro è un'abile nuotatrice e ondeggia il suo lungo e flessuoso muso per individuare il suo piccolo. Il cucciolo si trova sulla riva, tranquillo e sereno. Ma poi anche lui avverte il pericolo. Insieme, madre e figlio si sentono molto più sicuri. È il suo unico piccolo, ricoperto di una particolare pelliccia a righe bianche che poi scompariranno col crescere. Vicino alla madre è vivace e affettuoso e gioca come fanno tutti i cuccioli. Poi, quando arriva l'ora di pranzo, è la calda mammella della madre che gli fornisce nutrimento e sicurezza.
Nel frattempo si sta compiendo un dramma. Sembra un giorno come un altro e il picchio striato si mette al lavoro. Scavando con impegno si costruisce una tana perfetta. Ma a questo punto arriva il cattivo. Come vedremo tra poco, il tucano usa il suo potente becco per uccidere. Ha scelto una tana appena scolpita da un picchio in cui riesce ad entrare a malapena. Ma è disabitata. Nido dopo nido continua la sua caccia. Finalmente trova le sue vittime, alcuni piccoli appena nati. È una prelibatezza per cui vale la pena di faticare. E come dimostra quest'altra specie di tucani, il cannibalismo è un rituale molto diffuso. Testimoni di tutte queste storie sono le scimmie. Dal rifugio di foglie arriva un branco di scimmie scoiattolo. Il loro problema è che sono troppo socievoli e alcuni decenni fa ne furono catturate a migliaia per i laboratori e i giardini zoologici d'oltremare. Quelle rimaste vivono insieme ad altre specie di scimmie amazzoniche. Grandi e piccole. Socievoli e sospettose. È una vita beata, dove persino il cibo è ottenuto con facilità. Per le scimmie urlatrici rosse, cogliere un frutto è più facile che cacciare un uccello. E chiedere un passaggio è più comodo che camminare. È tutto così faticoso. Molto più vitali sono gli uistiti, le più piccole fra le scimmie. Ecco un tamarino imperatore con i suoi enormi baffi all'ingiù. È il maschio della specie che si occupa dei piccoli, trasportandoli per tutto il giorno. Questa invece è la splendida scimmietta leonina, che con la sua criniera arancione appare molto più feroce di quanto non sia in realtà. E infine le scimmie dal ciuffo bianco, considerate talmente graziose che ne sono state esportate in Europa a migliaia. Un altro esemplare arboricolo che è divenuto famoso è il bradipo. È l'animale più lento della Terra, così indolente che trascorre giorni interi nella stessa posizione. Il Pantanal, una regione occidentale del Brasile, è un ambiente ideale per la fauna del luogo. Il caimano del Pantanal è sia predatore, come vedremo tra poco, che preda nella quotidiana lotta per la sopravvivenza.
Appena usciti dal guscio, i piccoli caimani sono creature molto vulnerabili e spesso cadono vittime di uccelli o di caimani più grandi. Da adulti sono delle creature formidabili. La mole e la velocità permettono loro di cacciare una grande quantità di piccola selvaggina. Una delle loro prede preferite è il pesce. Interi gruppi di caimani si riuniscono intorno a piccole cascate dove i pesci sono così abbondanti da saltarli addirittura in bocca. I nemici più pericolosi dei caimani, anche per i più grandi, sono i numerosi serpenti che popolano le paludi del Pantanal, fra cui il boa e l'anaconda. Quest'ultimo è il serpente più grande del mondo. È un ottimo nuotatore e copre grandi distanze alla ricerca di cibo. Fra tutti gli avversari dell'anaconda, il caimano sembra essere il più temibile. I lunghi denti acuminati e la spessa pelle potrebbero far credere che sia lui il re del Pantanal. Ma il serpente ha le proprie risorse. Usando la sua incredibile forza muscolare, emerge dall'acqua per cercare un ignaro caimano. E senza preavviso, colpisce. Prima di rendersi conto di chi lo abbia attaccato, il caimano si ritrova avvinto nella sua stretta letale. La morte è quasi istantanea, poiché la morsa dell'anaconda è così potente da impedire la respirazione e arrestare il battito cardiaco. Il serpente non perde tempo a consumare il suo pasto. Allenta le spire per arrivare fino alla testa del caimano. Dapprima cerca di ingoiarlo nell'acqua, ma poi decide di trasportare la sua vittima a riva per stare più comodo. Qui inizia a inghiottire il caimano con un processo che ha dell'incredibile. Solo sganciando le mandibole, l'anaconda riesce a ingerire il corpo intero del caimano. La digestione del cibo è facilitata dal movimento. Il serpente striscia via dalle canne alla ricerca di un posto sicuro per smaltire il suo lauto pasto. Nessun animale del Pantanal rappresenta meglio del formichiere gigante gli effetti devastanti dell'uomo. L'inconfondibile profilo di una madre che trasporta il suo piccolo sul dorso è uno spettacolo che si vede sempre meno in tutto il Sud America, poiché l'arrivo dell'uomo ha già causato l'estinzione del formichiere in molte zone, come in Perù. La caccia e l'edilizia hanno spazzato via decine di migliaia di queste sensibili creature, il cui numero è ulteriormente limitato dalla nascita di un solo piccolo alla volta. L'attaccamento tra madre e figlio è rafforzato dal lungo tempo in cui viaggiano insieme, un'abitudine che finisce solo quando il piccolo diventa troppo pesante per essere trasportato. Anche un altro abitante del Pantanal sta subendo lo stesso destino. La stessa corazza che ha protetto l'armadillo dai predatori fino a pochi anni fa è divenuta ora motivo di caccia, ricercata per farne ciotole, contenitori e strumenti musicali. Inoltre, molti indigeni considerano la sua carne una leccornia.
Questo, insieme al crescente disboscamento del loro territorio, ha reso la presenza dell'armadillo molto rara nel Pantanal. Le vaste pianure erbose dell'Argentina centrale, conosciute come Pampas, sono uno dei tanti esempi dell'effetto negativo dell'uomo sulla natura. Piccoli gruppi di nandù abitano attualmente questa zona che una volta ospitava migliaia di questi grandi uccelli incapaci di volare. Questa drastica riduzione è la diretta conseguenza della perdita di territorio da pascolo causata dall'introduzione di cavalli e bestiame nelle nuove fattorie. Durante la stagione degli amori, la rivalità tra i maschi è spietata. Le lotte sono frequenti e il vincitore caccia via il suo avversario. Si esibisce quindi in una danza di rara eleganza, piegando le ali verso il basso in un corteggiamento rivolto a tutte le femmine. Le Pampas sono anche disseminate di molti piccoli laghi che forniscono un ottimo terreno di riproduzione per gli uccelli. Il Sud America è la regione del continente che ospita più varietà di uccelli. Qui si trovano 4 delle 6 specie di fenicotteri esistenti. Ma l'uccello che di certo è più noto a tutti è il minuscolo colibrì. È l'uccello più piccolo del mondo e anche il più attivo, poiché in rapporto alla sua grandezza spende più energia di qualsiasi altro animale a sangue caldo. Ogni secondo le sue ali battono per 80 volte, permettendogli di succhiare il nettare attraverso la sua lunga lingua tubolare. La sua capacità di librarsi in aria è ottenuta battendo le ali in avanti e indietro, anziché in alto e in basso, un'azione resa possibile dall'articolazione della spalla che consente di ruotare le ali in tutte le direzioni. Le isole Galapagos, un paradiso naturale unico al mondo. Per quanto concerne la natura, sono uniche. In questo luogo vivono gli animali più primitivi del mondo. Ma la loro sopravvivenza è minacciata su diversi fronti, dai branchi di cani randagi allo sviluppo edilizio. I cani attaccano diverse specie, tra cui la più particolare di queste isole, l'iguana marina. Sebbene Darwin l'abbia descritta come orribile, pigra e stupida, l'iguana marina è una meraviglia dell'evoluzione, essendosi adattata alla vita in mare in diverse maniere. Con la coda, più piatta di quelle delle specie terrestri, che le permette di nuotare nell'acqua. Con le narici, che le consentono di espellere l'acqua di mare, i cui cristalli di sale le macchiano la testa di bianco. E con gli artigli, ricurvi e affilati, che l'aiutano ad arrampicarsi sulle rocce scivolose mentre si ciba di alghe e di piante marine. Lontano dal mare, nelle zone interne, vive l'iguana terrestre. Questa lucertola, lunga quanto un cane di media taglia, vive sui terreni aridi e si nutre di cactus, spine comprese. L'iguana divide il territorio con più di 500.000 di uccelli marini, tra cui la più alta concentrazione al mondo di sule. Specie come la sula mascherata e la sula dai piedi rossi sono comuni tra queste insenature rocciose. Ma è la sula dai piedi azzurri, l'abitante più famosa di queste isole. Questa particolare danza fa parte del suo elaborato rituale di accoppiamento.
La coppia rimane insieme finché i pulcini sono completamente adulti e tutti i compiti sono divisi equamente. Sulla riva, centinaia di sule dai piedi azzurri si aggirano in cerca di cibo. Quando avvista un pesce, la sula scende in picchiata come un kamikaze, cogliendo la sua preda di sorpresa. La fregata è un altro importante uccello del luogo. Nella stagione degli amori, il maschio gonfia la grande sacca rossa che ha sulla gola per attirare una compagna. Quando la femmina ha scelto il suo consorte, la coppia costruisce un nido su un albero o su un cespuglio e divide tutte le incombenze finché i piccoli non raggiungono l'autosufficienza. Tra tutte le meravigliose specie di queste isole, la testuggine gigante è divenuta il simbolo stesso delle Galapagos. Grazie alla loro capacità di digiunare per mesi, hanno meritato la reputazione di grandi sopravvissuti del mare. Ironicamente, è proprio questa particolarità che ha condotto sull'orlo dell'estinzione la testuggine delle Galapagos, poiché i marinai del secolo scorso ne catturavano vive a migliaia per portarle a bordo e servirsene come carne fresca nei lunghi viaggi. Oggi un intenso programma di salvaguardia sta lentamente aumentando il loro numero, ma come per altre centinaia di specie delle Galapagos, l'uomo ha lasciato una ferita indelebile. Questo è il confine dimenticato della Terra. La Patagonia. Così vicino all'Antartico che la neve copre le sue cime frastagliate. Aree come il Parco Nazionale Cileno del Torres del Paine sono modelli di salvaguardia dell'ambiente. Qui uccelli mai visti altrove vivono e si moltiplicano. E l'unica minaccia deriva dai predatori naturali. Meno visibili sono i puma. Si nascondono nella folta vegetazione della Patagonia, sgusciando fuori di notte per attaccare piccoli animali come le lepri. Sebbene la caccia al puma sia stata vietata nella maggior parte del Sud America, i proprietari terrieri continuano a sterminarli a un ritmo tale da rischiare di causarne l'estinzione in molte zone. Una specie più fortunata, almeno nella Patagonia del Sud, è il guanaco della famiglia dei cammelli, ma senza le gobbe. Quest'animale vive abbastanza tranquillamente in quasi tutta la Patagonia, al contrario dei suoi cugini, il lama e l'alpaca, che sono ormai estinti allo stato brado. La creazione di grandi parchi e di una rigida politica di conservazione sulle Ande ha salvato i guanachi dall'estinzione e il loro numero è in netta ripresa. Cibarsi del verde prato che ricopre la maggior parte della Patagonia è il loro passatempo preferito. Sono sorprendentemente attivi, soprattutto i giovani. I maschi adolescenti si sfidano l'un l'altro per stabilire la propria autorità. Il maschio dominante avrà il diritto di accoppiarsi e di controllare tutte le femmine. Il condor che vola nei cieli sopra di loro non rappresenta una grave minaccia. Anche se il condor delle Ande è l'uccello più grande del mondo, così imponente da essere in grado di strappare un cucciolo di guanaco dalla propria madre, preferisce nutrirsi di animali morti.
Dal suo rifugio tra i picchi, scruta il paesaggio alla ricerca di un potenziale pasto. Come tutti gli avvoltoi, il condor preferisce aspettare la morte della sua preda prima di mangiarla. In volo è uno degli uccelli più abili e le sue ali rimangono quasi immobili mentre sfrutta le correnti ascensionali ad alta quota. A terra, la nostra ultima immagine del Sud America è veramente rassicurante. Stiamo per assistere al potere che ha l'amore su tutti i membri di questa mandria di guanachi. Comincia con l'accoppiamento tra il maschio dominante e una femmina in calore. L'eccitazione dapprima attira un giovane curioso. Poi un altro. In pochi minuti accorre tutto il branco. La coppia viene circondata. Come se tutti quanti volessero sostenere e proteggere gli amanti. Per circa un'ora la mandria si accalca senza mostrare segni di insofferenza. La loro solidarietà è uno spettacolo di rara bellezza che genera non soltanto un nuovo membro in questa mandria di guanachi, ma anche, in questa terra piena di minacce per tutti gli animali, una speranza per la sopravvivenza. Bene, professor Mainardi, abbiamo visto questi bellissimi animali del Sud America, Sud America che poi, visto così nel suo insieme, mostra la grande varietà che ha nella sua fauna. Noi pensiamo sempre all'Africa, ma il Sud America è molto ricco. Allora, parliamo oggi di alcuni animali, di alcune sequenze che lei ha scelto. Io sono partito con il giaguaro perché ho trovato delle scene molto interessanti che ci fanno vedere come questo animale, che è stato perseguitato fin quasi all'estinzione perché è predatore di grossi mammiferi, di bovini, oltre che di animali selvatici, però ha una gamma di strategie per predare e di qualità di preda incredibile. L'abbiamo visto a cercare di catturare una rana e poi lo vedremo addirittura fare il nuoto subacqueo per andare a pescare dei pesci. Questo vuol dire che è una specie di onnivoro, mangia tutto nell'ambito della carne. Nel senso è una specie di onnivoro, avendo, diciamo, lui colonizzato un territorio immenso, queste strategie diverse gli consentono, diciamo, delle chiavi di sopravvivenza molto più efficaci che se fosse uno specialista. Del resto qui vediamo proprio dal vivo una delle convergenze evolutive più straordinarie con il leopardo. Con il leopardo. Ecco, ma lei ha scelto anche un'altra sequenza. Ho fatto mettere insieme due sequenze qui per parlare del comportamento intimo e l'importanza del comportamento intimo, dove cioè gli animali si toccano proprio, per l'attaccamento tra la prole e i genitori. E questi sono due casi belli, molto belli anche da vedere, perché qui noi vediamo appunto il tapiro femmina col piccolo che si baciano e questa la femmina di formichiere che porta in groppa, e questo è molto raro, il suo cucciolo, è molto raro tra i mammiferi. Del resto ci sono studi anche nella specie umana che mostrano come il contatto fisico tra adulti e piccoli è fondamentale per l'evoluzione proprio. C'è una comunicazione tattile importante. Ecco, c'è un'ultima scena che è curiosa e che è quella che riguarda il picchio. Sì, è molto istruttiva e riguarda non solo i picchi del Sud America ma anche i nostri. Perché noi qui vediamo questo picchio che sta lanciando dei messaggi con un comportamento ritualizzato. Ogni specie ha un suo messaggio speciale
però il martellamento del picchio ha due funzioni, qui invece sta lavorando, adesso sta cantando, ma poi appena avrà finito, ecco, sta lavorando, per cui noi possiamo dire che c'è un uso del martellamento che è come, direi, lo scalpello dell'artigiano quando o si costruisce il nido, come in questo caso, oppure quando si cerca da mangiare, oppure come prima, che è come uno xilofono suonato da un artista, cioè un artista che batte e manda dei messaggi. E ogni specie ha il suo linguaggio? Ogni specie ha il suo messaggio, ha il suo linguaggio, con messaggi fatti da sequenze di colpi intervallati in modo diverso e con numeri diversi. Quindi non abbiamo inventato niente, è una specie di tam-tam da villaggio in villaggio. Da villaggio a villaggio. E questo l'ha inventato prima di noi il picchio. Sicuramente. Grazie. In questo numero, come fare una mossa di judo alla dinamite a un grattacielo e ridurlo in briciole. Come sono arrivati fino a noi migliaia di trattati e di volumi? L'arte e i segreti degli amanuensi. Naturale è bello, ma non sempre è salutare. Le insidie del cibo e delle conserve. A bordo di un aereo per sperimentare un rivoluzionario sistema di navigazione satellitare. Il colore è la cosa più bella e astratta della natura. La vostra memoria perde colpi? Come capire se si tratta di un normale invecchiamento oppure no? Amore e alcol, amici o nemici? Inchiesta su un grande mito. Costruire un grattacielo è complicato, ma demolirlo lo è forse ancora di più, specialmente se si usa la dinamite, perché bisogna evitare di mettere a rischio i palazzi vicini e al tempo stesso fare in modo che poi le macerie possano essere portate via facilmente. Se esiste insomma una scienza delle costruzioni, esiste anche una scienza delle demolizioni. E Lorenzo Pinna è andato a vedere come si procede negli Stati Uniti a far a pezzi un palazzo, in particolare in una città pazza come Las Vegas, dove si continuano a tirar su e tirar giù edifici, così come noi cambiamo ogni tanto il cappotto. Non ci facciamo più caso. Ma gli edifici, alti o bassi che siano, sono una sfida alla forza di gravità. Macchine ingegnose per vincere un'attrazione che inevitabilmente spinge verso il suolo qualsiasi oggetto. Grazie alle strutture perfettamente calcolate e ai materiali impiegati, cemento armato, acciaio, oggi è possibile costruire edifici alti centinaia di metri. Ma la forza di gravità è sempre pronta a prendersi una rivincita. Per questo le demolizioni sono molto più rapide delle costruzioni. Una tecnica molto efficace per togliere di mezzo edifici ormai fatiscenti o economicamente non redditizi è questa, l'uso di esplosivi. Ma contrariamente a quello che si può pensare, non si tratta di far saltare in aria il fabbricato con una bella dose di dinamite. Negli Stati Uniti, dove questo tipo di demolizioni è più frequente, vi sono ditte come la Controlled Demolition Incorporated che riescono a ridurre in macerie edifici in pieno centro cittadino, lasciando intatte le altre costruzioni che si trovano a poche decine di metri. Qual è il segreto di queste demolizioni controllate, grazie alle quali enormi edifici sembrano gentilmente accasciarsi al suolo in una nuvola di polvere? Usiamo l'energia della forza di gravità, cioè l'energia potenziale che è immagazzinata in ogni edificio. È lì in attesa di essere utilizzata. La forza di gravità attira al suolo ogni struttura. Noi usiamo gli esplosivi come uno strumento, come un catalizzatore in una reazione chimica, per sfruttare a nostro vantaggio l'energia potenziale racchiusa in un edificio. Il vero problema è controllare quell'energia una volta che l'edificio comincia a crollare. Dunque, il segreto non si trova nella quantità di esplosivo, ma nella sua collocazione nei punti chiave dell'edificio per far sì che la forza di gravità compia il grosso del lavoro. Una specie di mossa di judo su grande scala, dove l'astuzia consiste nello sfruttare la forza dell'avversario a proprio vantaggio. Ecco, questo è l'edificio da abbattere. È il Landmark Hotel di Las Vegas, la città con il record mondiale di demolizioni.
venne costruito alla fine degli anni 60 da Howard Hughes, un famoso miliardario americano dai gusti eccentrici che passò buona parte della sua vita a nascondersi dalla curiosità del pubblico e della stampa. Il lavoro di demolizione comincia con lo studio del progetto e della pianta dell'edificio. Si tratta di individuare le strutture portanti, di capire con che materiale sono state costruite per decidere il tipo di carica necessario. Le strutture in acciaio, ad esempio, richiedono cariche molto più potenti e dalla forma particolare. Ecco, il signor Loiseau ce ne sta mostrando una. Con queste cariche, chiamate lineari, ognuna del peso di pochi etti, si riescono a tagliare travi metalliche di 16 cm di spessore. Ma torniamo al Landmark Hotel, la singolare struttura a fungo alta quasi 120 metri che deve essere demolita. Dopo la progettazione a tavolino inizia il lavoro vero e proprio. Bisogna inserire le cariche nei punti prescelti. Nei piloni e in altre strutture vengono fatti dei fori profondi. È qui che verranno inserite le cariche. Ma quante ne servono per abbattere un edificio del genere? Varie centinaia. Nel caso del Landmark Hotel ne sono state impiegate 1500. La quantità di esplosivo di ogni carica variava da 200 a 800 grammi. Infatti, la strategia di demolizione prevede la collocazione delle cariche ai vari piani dell'edificio. Le cariche più potenti e importanti vengono sistemate nelle fondamenta, ma altre, meno forti, sono disposte anche nei piani più alti. Questo per evitare che l'edificio, invece di finire in macerie facilmente trasportabili con i camion, si spezzi in grossi frammenti che andranno a loro volta demoliti. Oppure che si accorci di qualche piano ma rimanga ugualmente in piedi. Nel progettare la demolizione di un edificio vengono decise infatti anche le dimensioni medie delle rovine. Centinaia di metri di filo collegano le cariche al comando elettrico che azionerà i detonatori. Ed ecco l'implosione. Le cariche esplodono in rapida sequenza, prima quelle in basso, poi quelle ai piani più alti, e il gigantesco edificio perde l'equilibrio e crolla su se stesso. Sono passati appena 20 secondi da quando è stato premuto il pulsante. In certi casi, disponendo le cariche in modo particolare, si può far cadere l'edificio da un lato invece che da un altro, in modo che le macerie finiscano dove c'è spazio per accoglierle. Con queste tecniche sono state distrutte piattaforme petrolifere, ponti, gasometri, ciminiere, complessi industriali. Ma, a parte lo spettacolo, c'è un vantaggio economico in questo tipo di demolizioni? Il vero risparmio è di tempo. L'edificio viene demolito e le macerie sono rimosse molto più rapidamente e così sul terreno si può nuovamente costruire. Probabilmente il luogo dove il tempo è più prezioso è Las Vegas. I padroni dei casinò sanno quanto vale ogni minuto in termini di denaro guadagnato a chi si diverte ai tavoli da gioco. A Las Vegas, la capitale mondiale delle demolizioni, dove tutto deve essere nuovo e brillante per attrarre, come un miraggio nel deserto del Nevada, i visitatori ai tavoli da gioco con gli effetti luminosi più spettacolari che si possano immaginare, le demolizioni diventano il pretesto per un'altra più sorprendente messa in scena. Questa è la demolizione dell'Hotel Dunes. Accanto alle cariche esplosive, un migliaio di litri di benzina e una fantasmagoria di fuochi artificiali hanno salutato alcuni mesi fa la scomparsa del vecchio edificio. Tutto fa spettacolo. Lorenzo Pino, mi dicevi che ci sono anche altri metodi di demolizione allo studio. Sì, abbiamo visto che quando l'edificio crolla si alza un polverone gigantesco. Bene, questi metodi tentano di ridurre quel polverone o addirittura di eliminarlo, facendo in questo modo, rivestendo l'edificio con dei sacchetti d'acqua, in modo che quando l'edificio crolla i sacchetti si rompono, l'acqua esce fuori, intercetta la polvere e subito cade al suolo, in modo che non si sparga dappertutto. Però è un sistema forse un po' più complicato e costoso. Sì, è molto macchinoso e appunto costoso. Infatti sono stati fatti degli esperimenti su delle piccole strutture, ha funzionato, ha ridotto la polvere, però si è visto che il costo su una grande struttura sarebbe molto alto. Per millenni, prima dell'invenzione della scrittura, gli uomini hanno compiuto imprese di ogni tipo, militare, intellettuale, senza che nessuno potesse mai saperlo.
Per esempio, i genetisti ci dicono che circa 7.000 anni fa si verificò una grande migrazione di popolazioni che, venendo dal Medio Oriente, occuparono buona parte dell'Europa meridionale. Ma di questo evento non parla alcun libro di storia, perché non è mai stato memorizzato attraverso la scrittura e quindi tramandato sino a noi. In altre parole, non possediamo la memoria di quel lontanissimo passato. Ma abbiamo rischiato di perdere anche quella di un passato più recente, così come avviene in quegli individui che dopo un trauma automobilistico non ricordano più nulla. Il trauma, nel nostro caso, sono stati i secoli bui del Medioevo, in cui abbiamo rischiato di perdere buona parte dei libri e delle opere scritte in precedenza. Questa memoria, per fortuna, è stata conservata e tramandata in certi monasteri, dove i monaci hanno custodito e spesso trascritto molte delle opere che ancora oggi ci fanno sentire vicine delle culture ormai scomparse. È stata un'impresa straordinaria quella di questi monaci, di cui in fondo si sa poco. Bene, i nostri inviati si sono recati in due antichissime abbazie per esplorare questo mondo ricco ancora di preziosissimi manoscritti. Vediamo. Benedicamus Domini. Deo gratias. Il Medioevo è visto sempre come un periodo buio della storia rispetto, per esempio, alla grandiosità dell'epoca romana o di quella della Grecia classica. Ai nostri occhi sembra quasi che la civiltà si sia fermata. Eppure è proprio in questo periodo che è avvenuto un fenomeno di enorme importanza che ha influenzato la cultura di tutte le epoche successive, compresa la nostra. È un fenomeno infatti che ha consentito alle grandi opere del passato di conservarsi intatte e di giungere fino a noi. Oh, lo sapevo! Azzo, lo sapevo! È stata una specie di arca di Noè della cultura che ha salvato opere di tutti i tipi, opere di filosofi greci e romani, di poeti, ma anche trattati di scienza, di medicina, di geografia e naturalmente anche i testi sacri e la Bibbia. Azzo, ti rendi conto che siamo in una delle più grandi biblioteche di tutta la cristianità? Ma come si potevano memorizzare e conservare migliaia di codici, di volumi, di trattati, tra l'altro scritti in lingue diverse? I computer e le fotocopiatrici ovviamente non esistevano e la stampa, quella di Gutenberg, non era ancora stata inventata. La risposta si trova in monasteri come questo, di Casamari, vicino a Frosinone. È un monastero fondato dall'ordine dei Benedettini, ai quali nel 1140 sono succeduti i monaci cistercensi. Sono proprio loro che hanno pazientemente copiato gran parte delle opere del passato, facendole sopravvivere nei secoli. La struttura di questo monastero è rimasta inalterata dal Medioevo e quindi ci dà un'idea di come vivessero e lavorassero questi monaci. La giornata del monaco era scandita fin dall'alba dal lavoro e dalla preghiera. Ora et labora, come si diceva, e per ora si intendeva ovviamente la preghiera. In effetti i monaci si riunivano regolarmente più volte al giorno all'interno della chiesa per pregare, cosa che fanno tuttora. E in effetti, quando si entra in questi ambienti, si respira ancora oggi un'atmosfera di grande concentrazione, ma anche di grande suggestione. Una delle principali attività dei monaci cistercensi, ma anche dei monaci benedettini, era la lettura e la copiatura dei libri e dei manoscritti. Un'attività che avveniva in parte anche qui, nel chiostro, che era un ambiente coperto e luminoso.
Pensate a quante opere sono nate qui, dove ci troviamo ora. Ma il luogo deputato alla copiatura dei codici era un altro. Era il cosiddetto scriptorium. Entrando nello scriptorium, ci trovammo in un opificio di sapienza e di pietà e di scienza, in un bastione di fortezza, in un ricettacolo di santi. In ciò, dicevo a me stesso, risiede la grandezza dell'ordine benedettino, nella produzione e riproduzione della conoscenza, nel difendere il tesoro del mondo cristiano e la parola stessa di Dio. Finché queste mura resisteranno, la parola divina sarà custodita. I libri erano una vera rarità. Un monastero ne aveva al massimo qualche decina ed erano conservati con grande cura nelle biblioteche. E in questi luoghi avremmo trovato molte opere interessanti e anche straordinarie, come questa. Questo è un codice realizzato proprio dai monaci di Casamari nel 1190. I codici e i libri in generale avevano un valore altissimo. Per capirci, erano quanto una casa oggi. Non si scriveva sulla carta, ma sulla pergamena, cioè su della pelle di capra o di pecora, e ogni pagina di un codice come questo corrispondeva a un animale, quindi 300 pagine, 300 pecore o 300 capre. Questo spiega anche il costo di questi libri. La pelle veniva innanzitutto trattata con della calce spenta per farle perdere il pelo o la lana, poi veniva raschiata, resa molto sottile con degli strumenti come questo. Questo è uno scarnitore. Per scrivere si utilizzavano delle penne d'oca come questa, come d'altra parte si è fatto fino al secolo scorso. L'inchiostro nero era ottenuto mescolando del solfato di ferro con delle noci di galla. L'inchiostro rosso invece si chiamava minno, e forse è da qui che deriva la parola miniatura. Il lavoro avveniva spesso al lume di una candela, e quindi potete immaginare in quale stato si riducesse la vista di questi monaci nel giro di pochi anni, e non avevano occhiali. Ma se la fiamma di una candela aiutava a realizzare questi capolavori, il fuoco era anche il loro peggior nemico, e a quell'epoca gli incendi erano molto frequenti. Siamo nell'abbazia di Monte Cassino, che conserva oltre 120.000 opere tra codici, manoscritti, eccetera. Oltre agli incendi, anche le guerre sono sempre state un grave pericolo per i libri antichi, e l'abbazia di Monte Cassino, come si sa, è stata letteralmente rasa al suolo dalle bombe della Seconda Guerra Mondiale. Fortunatamente però i libri erano appena stati trasferiti in Vaticano e poi sono ritornati qui all'abbazia di Monte Cassino quando è stata ricostruita. E oggi quello che si può ammirare qui, questa sua biblioteca, è un vero e proprio patrimonio dell'umanità. Ci sono opere uniche come questo codice. Questo è stato realizzato più di 1000 anni fa. È la regola di San Benedetto. Ma qui ci sono anche opere antiche che ci appaiono un po' come delle enciclopedie del Medioevo, perché riassumono non solo tutte le conoscenze, ma anche la vita quotidiana. Questo, ad esempio, è il famoso De Universo, che era effettivamente un'enciclopedia del passato. Oggi, dopo più di 1000 anni, questi capolavori a volte mostrano inevitabilmente i segni del tempo, e quindi devono intervenire le mani esperte dei restauratori, come quelli dell'Istituto Centrale per la Patologia del Libro. Insomma, se queste opere hanno potuto superare secoli di storia, lo dobbiamo soprattutto al lavoro di umili monaci del Medioevo. E sta a noi ora conservare e proteggere questi capolavori per i prossimi secoli. Veniamo alla scienza in cucina e parleremo questa sera, buonasera professor Cannella, buonasera, di conservazione di cibi e di conserve alimentari, quelle che si fanno in casa. Allora,
In passato non c'erano frigoriferi, non c'erano i freezer. Non solo, ma la disponibilità di alimenti non era costante nel tempo. Quando c'erano si mangiava e uno cercava di conservarli poi per la stagione prossima. Per la stagione avversa. E quindi c'era un trucco di base per la conservazione, che era quello di sottrarre acqua. Certo, perché se si sottrae acqua dall'alimento, il batterio non può svilupparsi dentro. Quindi essiccare, affumicare. Oppure trattare con sale o con zucchero, sale e zucchero che per osmosi richiama l'acqua dall'interno dell'alimento e quindi ne impoverisce e il batterio non può. Oh, qui abbiamo alcuni esempi di conservazione che esistevano in passato, ma ancora oggi si fanno. Sì, qui abbiamo delle conserve di frutta, delle conserve di verdura e al centro c'è anche una conserva di un alimento d'origine animale che è leggermente diverso e forse anche più una salsiccia. Una salsiccia, la salsiccia in latino si dice botulus e quindi tutti hanno alla mente il Clostridium botulino che il famoso botulino che è un batterio estremamente pericoloso. È molto pericoloso, non tanto il batterio, ma la tossina che lui produce e che non ha sapore, uno non se ne accorge, e però questa tossina si può sviluppare quando? Quando si realizzano le condizioni di assenza di ossigeno, anaerobiosi, e per questo la salsiccia, che è un alimento grasso, qui addirittura è messa sott'olio, se questa salsiccia non è stata opportunamente disidratata, potrebbe poi diventare il terreno di cultura. Ecco, lei ha citato il sott'olio, l'olio non basta per conservare. L'olio non è un buon conservante, perché se noi mettiamo l'alimento con tutta la sua acqua all'interno dell'olio, senza averlo pretrattato o con l'aceto per esempio, anche l'ambiente acido sfavorisce la crescita batterica, o la salsiccia, quella salsiccia è stata preventivamente seccata, ecco che l'alimento con l'acqua in un ambiente completamente idrofobo può fungere proprio da terreno di cultura. Bisogna sempre togliere l'acqua e poi pulire naturalmente le cose. Rapidamente alcuni consigli. Massima attenzione e seguire la ricerca. Il contenitore. Il contenitore deve essere pulito e sicuramente pulito. Se ci sembra sporco, l'errore che facciamo è quello di prendere lo strofinaccio e darci una passata. Anche lo strofinaccio ha i suoi batteri che stanno dappertutto e quindi ricontaminiamo e mescoliamo. I cucchiai, in particolare quelli di legno? Tutti gli utensili e le suppellettili di cucina, in particolare quelle di legno, non per niente per le conserve la ricetta della nonna suggerisce delle cucchiai di legno nuovi, perché il legno non solo attira i sapori, il legno è poroso e quindi i batteri penetrano. E anche il tagliere. Il tagliere andrebbe pulito, raschiato ogni tanto. Insomma, bel lavoro. E molta attenzione ci vuole. E poi soprattutto non accorciare diciamo la prassi, la conserva dopo essere fatta per esempio va sterilizzata a bagno d'acqua bollente e ci occorre una certa temperatura affinché l'acqua bollente penetri all'interno. Certo, un vasetto di questo tipo rispetto a un vaso così grosso avranno dei tempi di sterilizzazione diversi. Se uno abbrevia, usa lo stesso tempo, per esempio per tutte e due, non ottiene un buon risultato. Quindi conserve sì. Conserve sì, ma ecco, il buon risultato quale può essere? Che si sviluppano dei batteri, si intorbida il liquido di coltura oppure fuoriesce qualcosa. Se noi vediamo che succedono questi fatti, non dobbiamo essere parsimoniosi, meglio buttare. Qualche ciambella può riuscire senza buco e allora, senza avere troppa pena, buttar via piuttosto che intossicarsi. Grazie. Il propoli è una sostanza resinosa che le api operaie prendono dalle piante e dopo una breve rielaborazione usano come cemento a presa rapida. Serve per tappare i buchi e le crepe che si aprono nell'alveare o per coprire eventuali oggetti estranei. L'unica proprietà accertata del propoli, che è uno degli alimenti più costosi, è una leggerissima azione antibatterica. Ben più leggera, per capirsi, persino di quella dell'economicissimo aglio. C'è un regista segreto ogni volta che noi prendiamo un aereo ed è il controllore di volo che dalla sua torre garantisce la sicurezza dei decolli e degli atterraggi. Un pilota infatti guida l'apparecchio, ma il controllore di volo guida il pilota, anzi i piloti dal momento che i cieli degli aeroporti sono diventati sempre più affollati. Per avere un'idea del traffico aereo basta pensare che soltanto a Roma decollano e atterrano ogni anno
24 milioni di passeggeri, quasi metà della popolazione italiana. Parigi più del doppio, 59 milioni di passeggeri, a Londra addirittura 85. Il traffico sta crescendo sempre più rapidamente, tanto che in Italia aumenta del 14% l'anno, il che vorrebbe dire un raddoppio in meno di 7 anni. Per tenere sotto controllo questo alveare di aerei che partono e arrivano, è diventato necessario un occhio dal cielo capace di avere una veduta d'insieme immediata. L'idea è quindi quella di utilizzare dei satelliti per gestire in modo del tutto nuovo il traffico, una vera rivoluzione tecnologica che richiederà naturalmente apparecchiature molto precise e sicure. Marco Wieselberghi ci spiega come realizzare tutto questo. Vediamo. La congestione del traffico aereo, con i suoi inevitabili ritardi, le coincidenze perse, i voli cancellati, è un'esperienza comune a molti e soprattutto proietta lunghe ombre sul nostro futuro di viaggiatori. Nel 1960 l'aeroporto di Fiumicino veniva usato da 1 milione scarso di passeggeri all'anno. Nell'80 erano saliti a 12 milioni, oggi sfiorano i 24 e nel 2030 ne sono previsti 60 milioni. Le strutture aeroportuali richiedono di conseguenza continui adeguamenti. Per preparare lo scalo all'appuntamento con il Giubileo, gli aeroporti di Roma investono 1 miliardo al giorno, 1.000 miliardi entro il 2000. Nelle ore di punta decolla o atterra un velivolo ogni 30 secondi, in una catena di montaggio che non permette errori. Per decollare, ogni aereo ha a disposizione una finestra di 10 minuti. Se ritarda, perde il turno e deve mettersi in coda alla fila. Ciascuno di questi listelli rappresenta un volo da o per Fiumicino e passa di mano in mano tra questi moderni angeli custodi che smistano il traffico dall'alto della torre di controllo. Un aeroporto però non è un'entità a sé stante, è un punto su una ragnatela che collega tutte le principali città del mondo. Un ritardo alla partenza si ripercuote come in un domino sugli scali successivi. Dietro questo intrigo di rotte e di orari c'è una grande regia nascosta. Ecco la stanza dei bottoni. Qui i radar tengono sotto stretto controllo tutte le rotte che interessano il nostro paese, ricevono in consegna gli aerei dai loro corrispondenti d'Oltralpe e li accompagnano fino a pochi chilometri dalla pista prima di affidarli alle varie torri di controllo degli aeroporti. Ma come sarà possibile in futuro smistare tanti voli senza creare ingorghi simili a quelli che paralizzano le città? Questa è la nuova sala di controllo di Roma Ciampino. È in avanzata fase di sperimentazione, un gioiello elettronico nato dalle più sofisticate tecnologie, ma che si sforza di assomigliare quanto più possibile ad una sala tradizionale per permettere ai controllori di volo di familiarizzare rapidamente con i nuovi apparati. Potenti elaboratori forniscono tutte le informazioni utili al volo, comprese le condizioni atmosferiche. Ma questo è solo un primo passo. L'obiettivo è quello di riuscire a guidare gli aerei fin sulla pista in ogni condizione meteorologica. In questa prospettiva, l'ENAV, l'Ente Nazionale di Assistenza al Volo, partecipa ad un progetto che coinvolge Europa e Stati Uniti per realizzare un rivoluzionario sistema di navigazione che promette di mandare a riposo, nel 2005, la rete dei radiofari e le più sofisticate tecnologie radar oggi in uso per l'atterraggio cieco. Mi trovo su un 727 dell'Aviazione Federale Americana, dove Superquark è stato invitato per partecipare a un volo sperimentale per testare un nuovo sistema di navigazione satellitare. Il GNSS, questo è il nome del sistema, sfrutta alcune reti satellitari russe e americane nate negli anni 80 a scopi militari. Il principio è semplice. L'aereo rileva simultaneamente la propria distanza da almeno 4 satelliti. La triangolazione fra i 4 punti fornisce all'aereo le sue coordinate geografiche e la quota. Con questo solo strumento, insomma, l'aereo potrà essere guidato dal parcheggio dell'aeroporto di partenza a quello dell'aeroporto d'arrivo. Le prove in corso servono per verificare il sistema durante l'atterraggio. È in questa fase, infatti, che il margine d'errore deve essere minimo.
In volo sopra l'oceano, qualche metro in più conta poco, ma al momento di toccare la pista può essere fatale. Sullo schermo del computer, la linea verde indica la rotta che l'aereo segue sorvolando Roma per tornare sulla pista di Ciampino. La procedura prevede che il comandante piloti sulla base delle indicazioni del sistema satellitare, mentre al suo fianco il secondo sia pronto ad intervenire seguendo le regole del volo a vista. Ora il 727 è a 5 miglia dalla pista. Sullo schermo i grafici che danno l'altezza da terra e gli spostamenti dall'asse di centropista. L'aereo è allineato, ma c'è qualche difficoltà con la quota. La pista si avvicina rapidamente. L'aereo è troppo alto. Il comandante decide di ridare motore e riprendere quota. Questa riattaccata, come si dice in gergo aeronautico, è stata provocata a bella posta per verificare la precisione degli strumenti nel momento più critico. Ma quando a riattaccare un aereo di linea, tutto questo si traduce in un costo per la sua compagnia e in un ritardo sull'orario. Tanto per dare un'idea, l'insieme dei ritardi provocati dalle più diverse ragioni costa all'Europa 4.000 miliardi all'anno, tutti soldi che prima o poi finiscono per gravare sul prezzo del biglietto. Risparmi a parte, la navigazione satellitare, una volta operativa, permetterà di atterrare in tutta sicurezza anche negli aeroporti privi di quella costosissima strumentazione che oggi solo gli scali a maggior traffico dei paesi più ricchi possiedono. Come mai gli oggetti hanno colori diversi? Alcuni sono rossi, altri verdi, altri gialli oppure bianchi. Cos'è che dà loro queste colorazioni? Verrebbe da rispondere che certi materiali o certe vernici hanno intrinsecamente dei colori differenti e questo crea appunto la diversità. In realtà le cose non stanno così. Il colore è il risultato di ciò che un oggetto emette o diffonde. Facciamo un esempio un po' fantasioso. Supponiamo che qualcuno vi tiri sette palline, tutte di colore diverso, per esempio i sette colori fondamentali, quelli dell'arcobaleno, per intenderci. Voi trattenete sei palline e ne rilanciate indietro una sola, per esempio quella rossa. In tal caso emettete solo il rosso. Ebbene, per gli oggetti avviene proprio questo. Il nostro Paco Lanciano ci ha preparato, buonasera, qui un piccolo esperimento per mostrare questo principio. Allora. Esatto, abbiamo cinque bocce che sono uguali in tutto, salvo per il fatto che sono state dipinte con vernici con caratteristiche diverse, ovvero con vernici che reagiscono in modo diverso alla radiazione elettromagnetica. Perché la luce è una radiazione elettromagnetica. E i colori, questo sono frequenze particolari di radiazione elettromagnetica. La prima vernice, per esempio, è una vernice che assorbe tutta la radiazione elettromagnetica, ma è in grado di riemetterla tutta, quindi noi vediamo il bianco che è l'insieme di tutti i colori. La seconda boccia invece è stata dipinta con una vernice particolare che assorbe tutti i colori della luce bianca, ma ne rifiuta uno, ne emette uno solo, che è il rosso, e una certa frequenza, rosso. Quindi noi lo percepiamo come rosso. E lo stesso vale per il verde, per il blu. Il caso del nero è un caso particolare perché il nero assorbe tutte le frequenze e non riemette più elettromagnetiche e non le emette affatto, quindi noi non percepiamo nessun colore. Allora, cosa succede di queste frequenze che non vengono più riemesse? Ecco, queste ultime quattro bocce ricevono più radiazione di quanto non ne emettono. Dove va a finire questa radiazione? Bene, noi abbiamo messo dei termometri all'interno dell'acqua che è contenuta in queste bocce e ci accorgiamo che nella prima boccia, quella bianca, quella che riemette tutta la radiazione, la temperatura dell'acqua è piuttosto bassa. Nel caso dei tre colori è più alta, quindi la radiazione si è trasformata in calore e nel caso del nero ancora la temperatura è al massimo perché tutta la radiazione si è trasformata in calore. Oh, i nostri vecchi e gli antichi non sapevano niente di elettromagnetismo, però sapevano benissimo che il bianco è, per esempio, per un abito, il colore più adatto per stare al fresco, per riemettere. Per lo stesso motivo le case dei paesi del sud sono all'esterno dipinti di bianco proprio perché il bianco riemette tutta la radiazione che assorbe. Ecco, tra l'altro coloro che anche per secoli hanno inventato e costruito i colori
per tutte le opere d'arte, non sapevano niente di elettromagnetismo, ma sono stati capaci di costruire e di fabbricare questi colori. Come? Ebbene, per la serie, grazie professor Lanciano, questa sera vedremo per la serie Come nasce un oggetto, proprio come nascono i colori a tempera, e scopriremo che uno dei materiali di base è il glucosio, cioè lo zucchero. Vediamo. Questo liquido denso e sciropposo, lo abbiamo assaggiato, è dolcissimo, è glucosio puro, cioè zucchero estratto da piante, commestibile, come tanti altri ingredienti contenuti nelle tempere. L'acqua servirà a sciogliere insieme tutti gli ingredienti. Per ottenere un colore bisogna mescolarne tanti insieme, cioè unire tanti pigmenti diversi nella giusta misura. Da questi pacchi vengono prelevate piccole quantità di antifermentativi che freneranno la naturale trasformazione degli ingredienti commestibili contenuti nel composto. Un legante terrà bene uniti tutti gli elementi. La turbomescola frulla l'impasto per 30 minuti. Anticamente non c'erano altri modi di ricavare il colore se non da piante, animali o minerali. Anche se oggi si è riusciti a mantenere il metodo, se non a ricrearlo, con prodotti sintetici, si parte sempre dall'idea delle materie prime della natura. Un bel rosa è il risultato del miscuglio dei nostri elementi, ma se il colore è quello definitivo, il liquido non lo è. È stato mescolato, ma non omogeneizzato. Ora dovrà essere macinato. Questi rulli lo schiacciano con il loro movimento. Si riposerà nei magazzini per ben 30 giorni. Un riposo che lo farà maturare, dandogli la giusta consistenza. Il colore riempirà questi tubetti, pronti a svuotarsi di nuovo per la gioia di ogni artista. Bene, avete qualche problema di memoria? A volte la memoria fa un po' cilecca, con l'età in particolare, magari dimenticate le cose, i nomi, i numeri. Professor Strata, buonasera. Buonasera. Questa è una cosa normale. Sì, è una cosa normale, come i muscoli, come la vista, anche il cervello va soggetto a delle modificazioni che compromettono una perfetta funzionalità. Vediamo quello che succede all'interno. Quindi noi quando vediamo, sentiamo qualcosa, la corteccia entra subito in funzione e invia però le informazioni a una parte importante del cervello. Sì, è questa parte qui che si chiama ippocampo, che rappresenta una zona dove quelle informazioni vengono depositate in maniera provvisoria in attesa di essere poi trasferite di nuovo nella corteccia, nelle varie aree, come un magazzino definitivo. Diciamo che quindi questo ippocampo è un po' come un ufficio accettazione dei pacchi di memoria, per così dire. Esatto, questi pacchi vengono depositati lì e poi molto lentamente, piano piano, ci vuole tempo, vengono poi portati nel magazzino dove rimarranno lì per tutta la vita. Ecco, sono stati fatti esperimenti per vedere la differenza tra un giovane e un anziano. Vediamo questa animazione che ora lei ci commenterà. Ad una persona anziana e una giovane viene mostrata una serie di immagini per un certo periodo di tempo e poi si cerca di valutare quanto è rimasto nella loro memoria. Così per esempio la persona anziana merita per esempio un 6, mentre la persona giovane ha una prestazione migliore e ottiene un 8. Si fanno poi passare 20 minuti e dopo 20 minuti si valuta quanto è rimasto di questa memoria e si vede che nella persona anziana il 6 è rimasto 6, la persona giovane l'8 è rimasto 8. Beh, professore, qui c'è una cosa estremamente interessante da aggiungere, cioè che
Abbiamo visto che il giovane naturalmente fa meglio, ma se l'anziano avesse un po' più di tempo farebbe altrettanto bene. Certo, se a quella persona anziana facciamo vedere l'immagine per un tempo un po' più lungo, anche lui raggiunge 8 esattamente come la persona giovane. E rimane anche 8 dopo i 20 minuti. Certamente, anche dopo 20 minuti la capacità di ricordare è esattamente uguale. Quindi non è diminuita la capacità, ma la velocità, per così dire. Sì, la velocità, cioè lasciando un po' più di tempo l'anziano può avere le stesse prestazioni della persona. È la consegna dei pacchi che avviene più lentamente, per esattamente, così dire. Meno efficacemente. Meno efficacemente, ci vuole un po' più tempo a trasferire, ma una volta che sono là rimangono. Questo è importante perché quando invece c'è una patologia le cose vanno in modo completamente diverso. Vediamo quest'altra animazione. Ecco, se ripetiamo questa stessa prova in una persona affetta da morbo di Alzheimer, vediamo che la capacità di memorizzazione immediata è buona, anche se un po' inferiore a quella precedente. Il voto per esempio può essere un 5, ma se adesso aspettiamo 20 minuti, vediamo che nella memoria è rimasto poco o quasi nulla. Ecco, professor Strada, cosa succede in questi casi gravi di Alzheimer o di altre malattie cerebrali? Avviene una degenerazione, talvolta una vera e propria devastazione, soprattutto in quest'area che abbiamo chiamato ippocampo, che è quella che riceve le informazioni per poi depositarle nella memoria a lungo termine. Quindi l'ufficio accettazioni pacchi, per così dire, che non funziona bene, non trasferisce più. Ma al di là delle malattie, l'invecchiamento normale, come si può aiutare? C'è qualche antidoto per riuscire a imparare meglio, a memorizzare meglio? Ma quando si è già anziani si può ricorrere a dei piccoli trucchi come quelli di prendere qualche appunto, di scrivere sull'agenda, di organizzarsi meglio, di leggere un po' più lentamente e alla fine si può avere una prestazione perfettamente normale. Ma quello che invece è importante è di pensarci da giovani, perché più noi mettiamo nel magazzino della memoria a lungo termine informazioni e tanto più poi sarà facile apprendere quando si è anziani e soprattutto avere un repertorio che ci consenta di vivere una vita culturalmente, intellettualmente attiva, quindi essere curiosi e poter quindi tenere in allenamento questa struttura, il cui allenamento, come per i muscoli, è fondamentale per funzionare bene. Quindi dobbiamo far fare jogging al cervello, fare palestra, il che vuol dire poi rimanere curiosi, interessarsi, vivere una vita intellettualmente attiva, essere insomma degli atleti della mente, per così dire. Questo è fondamentale se si vuole un miglior livello nella qualità della vita. La persona anziana curiosa e attiva è quella che invecchia più lentamente e ha una qualità di vita migliore. Quindi bisogna investire sulla pensione, ma anche sulla pensione cerebrale, per così dire, avere un buon reddito. Io direi che è molto più importante investire in questo aspetto, oltre che per i soldi, ma in questo aspetto culturale, perché la qualità della vita è senz'altro migliore. Grazie professore. Perché il fluoro protegge i denti? I batteri che provocano la carie danneggiano i denti sciogliendone i minerali con le loro secrezioni acide. Le piccole cavità così prodotte possono in parte essere riparate, cioè rimineralizzate, se sulla superficie del dente c'è del calcio disponibile. Quando il dente viene a contatto con il fluoro, quello disciolto nell'acqua o quello presente nel dentifricio, sulla sua superficie si crea una piccola riserva di calcio. Più a lungo l'acqua e il dentifricio possono agire sul dente, tanto più abbondante è la riserva di calcio che si forma. Per questo, quando si lavano i denti, è meglio non affrettarsi a sciacquare via il dentifricio. Attenzione però, la protezione offerta dal fluoro non può sostituire la pulizia. Per conservare i propri denti sani non c'è infatti altra strada che lavarseli, accuratamente e anche dopo uno spuntino. Veniamo ora alla nostra rubrica sulla sessualità. Questa sera parleremo di sesso e alcol. Ma prima, visto che siamo nell'angolo dei libri, ne approfitterei per segnalarvi brevemente tre novità nel campo della divulgazione scientifica. Un viaggio ai confini del tempo e dello spazio che racconta la storia della scoperta dell'universo in cui viviamo, anche attraverso la storia dei protagonisti, Nel mistero dell'universo di Agostini Editore.
poi una storia della medicina che dimostra quanto fosse difficile curarsi in passato. Anche gli uomini più potenti, più ricchi, se si ammalavano, erano dei poveri disgraziati. L'arte lunga di Giorgio Cosmacini, la Terza Editori. E infine La vita segreta delle piante, raccontata da un grande esperto che ci mostra che le piante non sono degli esseri inerti, ma si muovono, lottano, si difendono dagli animali, si accoppiano, eccetera. Di Arthur Galston, I processi vitali delle piante, Zanichelli Editore. Bene, veniamo dunque alla sessualità. C'è un vecchio proverbio francese molto elegante che riguarda le relazioni tra alcol e sesso. Dice: Le vin de Bourgogne plaît à madame quand c'est monsieur qui le boit. Cioè, il vino di Borgogna, che è un vino forte francese, piace alla signora quando è il signore che lo beve. Infatti l'alcol, lo sappiamo, ha l'effetto di disinibire il comportamento, di liberare da certi freni e quindi di rendere le cose più facili e magari più fantasiose. Ma quanto deve bere monsieur perché la cosa funzioni davvero bene? Ebbene, i fisiologi moderni hanno delle risposte che non sempre sono in linea coi proverbi. Sentiamo cosa dicono in questo servizio Giovanni Carrada e Olivella Foresta. Due, per favore. Negli incontri con l'altro sesso vediamo spesso nell'alcol un amico che ci rende tutto un po' più facile, ma è un amico sincero. Finché la dose è piccola può esserlo davvero. Anche se non è un afrodisiaco, l'alcol ci rilassa, attenua le inibizioni e può mettere le ali alla fantasia. Tutte cose che possono facilitare l'incontro e anche la buona riuscita di un eventuale rapporto sessuale. Ma non sempre ci possiamo portare. Questi effetti psicologici infatti dipendono da cosa ci aspettiamo, dalla piega che prende la situazione e possono variare da persona a persona. Fin dall'inizio comunque l'alcol provoca una dilatazione dei vasi sanguigni che nell'uomo rende più difficile l'erezione e nella donna l'eccitazione e la preparazione al rapporto. Finché le dosi sono abbastanza basse, l'effetto psicologico positivo può prevalere su quello fisico negativo. Il gioco, insomma, può ancora valere la candela. Più si beve, però, più diminuiscono la capacità di eccitarsi e quella di provare piacere, fino a giungere nell'uomo all'impotenza e nella donna all'incapacità di provare piacere. Il confine tra la dose giusta e quella eccessiva è diverso per ciascuno di noi e dipende anche dal peso. In un fisico robusto la stessa dose si diluisce di più che in uno gracile. Le donne poi sono più vulnerabili degli uomini perché il loro organismo si libera dell'alcol più lentamente. Ma è sempre un confine che si può oltrepassare facilmente. In silenzio, infatti, senza che noi ce ne accorgiamo, l'alcol esercita altri effetti fisici che col tempo danneggiano gli organi genitali, attaccandoli nei loro punti più vitali. E attraverso gli stessi meccanismi nell'uomo come nella donna. Riuscire ad avere un rapporto sessuale dipende prima di tutto dal buon funzionamento dei vasi sanguigni che irrorano il pene e i genitali femminili. L'alcol favorisce la comparsa nei vasi di placche di grassi simili a quelle che nella circolazione del cuore possono provocare l'infarto. Questi vasi sono ancora più delicati delle coronarie, tanto da venire danneggiati anche molti anni prima, e quando perdono la loro elasticità non reagiscono più come dovrebbero agli stimoli fisiologici. L'alcol danneggia le fibre nervose degli organi genitali, sia quelle attraverso le quali il cervello comunica loro cosa fare, sia quelle che ne raccolgono la sensibilità, essenziale per il mantenimento dell'eccitazione. L'alcol infine abbassa il livello dell'ormone sessuale per eccellenza, il testosterone, sia agendo direttamente sul cervello, sia attraverso i danni che provoca al fegato. Sia nell'uomo che nella donna, livelli bassi di questo ormone provocano un calo dell'interesse per l'altro sesso. Quando poi il fegato è seriamente danneggiato, come avviene nella cirrosi, quel poco testosterone in circolo viene in parte convertito in estrogeni, gli ormoni sessuali femminili. La progressiva scomparsa dei peli maschili e della barba e la comparsa di caratteri femminili come l'ingrandimento delle mammelle provoca nell'uomo una grave perdita della fiducia sessuale in se stesso. Problemi come l'impotenza maschile e nelle donne l'incapacità di provare interesse e piacere nella sessualità colpiscono molto spesso gli alcolisti. E non c'è bisogno di arrivare all'alcolismo vero e proprio per avere problemi sessuali gravi. In gioco, infatti, c'è anche la mente. I primi problemi sessuali dovuti all'alcolismo possono creare ansia nei rapporti. L'ansia non fa che renderli ancora più difficili, incrinando l'armonia sentimentale della coppia.
Si può instaurare così un circolo vizioso, perché l'alcolista, incapace di comunicare i propri sentimenti, cercherà rifugio proprio nel suo nemico peggiore, l'alcol. L'unica via di uscita è smettere di bere. Chi riesce a disintossicarsi, infatti, se i danni ai vasi sanguigni sono ancora limitati, riacquista in genere desiderio, capacità di eccitarsi e di provare piacere nel giro di un anno. L'alcol è una delle scoperte più antiche dell'uomo e una delle più straordinarie. Ma come tutte le scoperte, anche questa è un'arma a doppio taglio. Per usarla bene, bisogna conoscerla. Bere è un'arte che bisogna imparare. Non possediamo infatti istinti o meccanismi fisiologici in grado di proteggerci automaticamente. 4 secoli prima che la scienza ce ne spiegasse le ragioni, comunque, William Shakespeare dimostrò di conoscere bene questi effetti dell'alcol. Sei andato a letto così tardi questa notte, amico, che non sai più alzarti? Abbiamo cozzovigliato fino al secondo gallo. E il bere, signore, è un grande provocatore di 3 cose. E quali sono queste 3 cose? Diavolo, signore, il naso rosso, il sonno e l'urina. La libidine, signore, la provoca e la sprovoca. Provoca il desiderio, ma ne impedisce l'esecuzione. Quindi trasgredire, ma con moderazione. Lo consigliava già in sostanza Shakespeare e ce lo conferma la moderna fisiologia, per rendere omaggio alle grazie di Madame. Noi ci vedremo non venerdì prossimo, perché non andremo in onda, ma quello seguente, il 21 novembre. A presto quindi, vi lascio alla pillola di Bruno Bozzetto. La sonnolenza è una nemica insidiosa per chi guida. Può essere utile aprire il finestrino, oppure respirare profondamente, o conversare con gli altri viaggiatori. Ma la mossa vincente è sempre questa. È la più saggia. Nella prossima puntata. Foche e delfini, mammiferi marini affascinanti e straordinariamente intelligenti. Come nasce una nuova lingua? La straordinaria storia dei bambini sordomuti del Nicaragua. Nel cuore della società romana, alla scoperta delle terme. Nel regno dei funghi, un sottobosco di prelibatezze e di veleni. Ogni bambino è super intelligente a mamma sua, ma cosa significa in realtà essere super dotati? La gag dello stuzzicadenti ricavato da un tronco d'albero potrebbe tornare buona anche per il fiammifero. Alla scoperta della struttura cerebrale coinvolta nelle esplosioni di ira e di violenza. Il mercato del lavoro, chi vince e chi perde nell'epoca della globalizzazione. Sesso e sport, amici o nemici?